un piccolo ricordo del 25° anniversario, questo è il sindaco. E questo è la medaglia per il nostro... Grazie Lidia. Ecco. Luciano. E Teresa, l'hai tornata a mettere qua? Sì, anche a Maria Rosa. Allora diciamo che per te, un ricordo del sindaco di Charlton. Teresa? Ti ho portato il DVD che abbiamo fatto là, così fai conoscenza del nostro genere e di parla. Ce l'ha fatto. Grazie. Salvatore non c'è? E Giliotti? È una mostra a Noceto. Purtroppo vi ho portato perché ho tanta amicizia con Maria Rosa e Anita Patoneri. Sei qua Maria. Non è potuta venire neanche stavolta. Allora Maria, gli dai questo. Sì. Perché ha seguito tanti ragazzi da tanto tempo. Penso che l'ha avuto a famiglie. Non è solo il nostro gemellaggio, siamo gemellati con quattro città, dunque sono questo. Grazie. Dopo, e le bottiglie dove sono? Le ha fatte sparire. La medicina. Abbiamo ringraziato anche la stampa che intanto è qui stasera, ma anche la stampa che ci ha seguito anche a Parigi, quindi Valerio in un'occasione e Franco nell'occasione di maggio. L'ultimo saluto ve lo portiamo insieme con Lidia a nome del console d'Italia, il dottor Andrea Cavallari, console d'Italia a Parigi, che era in comune a Charenton il 30 di maggio, è stato qui a Borgotaro a fine di luglio e quindi ci ha chiesto di portare alla vostra comunità, alla vostra visita, anche il suo saluto. Contiamo e speriamo di averlo qui con noi nel prossimo mese di marzo, nell'appuntamento italiano del 25°, e quindi con il saluto del Console Generale d'Italia vi ringraziamo di questa vostra presenza, vi auguriamo un buon proseguimento di gita in Italia. So che avete altre tappe, Milano domani, quindi veramente buon viaggio, godetevi l'Italia. E vi aspettiamo a marzo per il 25° del nostro gemellaggio. Grazie. Ho voluto lo scopo.